Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 13 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Martedì da archiviare nello spam. Altro che nuoto tra i flutti e libertà nell'oceano, oggi vi sentite più blindati di un prigioniero nel carcere di sicurezza, Alcatraz in confronto era un albergo. Malinconiche considerazioni quelle che vi suggerisce il piombo di Saturno blindato in dodicesima casa, ma non più simpatico Marte in quadratura, che scatena voglie irrealizzabili e collere violente che non potete esprimere. Ma con chi pigliarsela? Inutile cercare il colpevole, in questo brutto thriller non si trova nemmeno nell'ultima pagina, col risultato di scatenarvi anche una gastrite. Soluzioni? Per vivere sereni, in barba ai turbamenti bellici e socio-finanziari, ritagliatevi una nicchia in questo qui ed ora così difficile facendo qualcosa che vi piaccia, cucinare magari oppure premiarvi con un regalo e, perché no, sfogare la vostra battagliera energia strofinando pavimenti e piastrelle. Almeno la casa brillerà di luce propria, proprio quella che oggi non riuscite a trovare nella vostra anima. Troppa fisicità nei rapporti, il poco sentimento è soffocato da un rapporto di coppia inteso come fisicità. Sono in agguato gelosie, intemperanze, litigi, screzi e rotture. In amore si aprono crepe evidenti. Incontrare gente e distrarsi. Questo vi serve quando l'amore finisce e non accenna a ritornare. Alemno per adesso. Buone prospettive per provare un miglioramento sul lavoro o negli affari. I transiti planetari oggi sono favorevoli per iniziative in ambito lavorativo o commerciale. Oggi si tratterà di decidere se concedere un'altra occasione a una persona che siete stati costretti ad allontanare. In fondo ha occupato un discreto posto nel vostro cuore e le persone, talvolta, possono cambiare. Il problema è che anche la vostra situazione è mutata e può non convenire concedere un'altra chance. Benessere e fascino alle stelle per oggi, cercate di approfittarne anche perché qualcuno ha messo gli occhi su di voi. Su una questione d'amore avete pienamente ragione, ma protestarla sempre e costantemente non vi aiuterà a colmare il vuoto che si è creato tra voi. Non dare retta a pettegolezzi di gente invidiosa o gelosa. Un amico ti difenderà. Potrai trarre benefici e vantaggi da tutte le persone che frequenti di solito. Molte persone potrebbero tentare di mettervi in difficoltà, cercate di non cadere nelle loro trappole. Fate bene oggi ogni vostro dovere per non esporvi a critiche. Nuvole in famiglia e in amore, qualche momento uggioso e noioso. Ma niente di stabile, tutto passa in fretta. Oggi vi sentirete particolarmente vivi e svegli, avete buone possibilità di rifarvi di un periodo non certo così interessante. Buone opportunità per fare colpo sugli altri. Tenete a freno la lingua in campo sentimentale, potreste dire cose che non pensate veramente. Purtroppo ci sono cattive notizie sul fronte dell'amore. Un impegno di lavoro o un appuntamento galante che diventerà importante, non possono farvi distrarre durante la giornata. Ogni volta che iniziate un nuovo progetto vi buttate esse. Avete davanti una giornata fortunata. Nettuno naviga in congiunzione nelle vostre dolci acque coadiuvato oggi da Plutone e da Urano. La situazione, sia nel privato che in campo pratico attivo, sarà dunque notevolmente facilitata e, per voi, gestibile su tutti i fronti. C'è solo un rovescio della medaglia. Voi avete di solito bisogno di situazioni che stimolino la forza intellettuale, il coraggio e l'audacia. Ma con questa configurazione astrale rischiate un poco di annoiarvi. Coltivate, per il vostro intimo benessere, il bisogno di ampliare le vostre vedute sul mondo. Nettuno molto bello vi offre questa possibilità aggiungendovi pure quella, concreta, di viaggiare. Se siete nati nella terza decade questa opportunità si renderà possibile. Dovete superare un disagio non di poco conto. In amore insomma avete davvero bisogno di dare una svolta e non prendete vela se qualcosa non va come vorreste. Possono esserci ottime opportunità per fare bene. Insomma, rimboccatevi le maniche. Ogni volta che credete di aver trovato la persona ed il metodo giusto per comunicare con essa, accade qualcosa che vi raffredda e che vi fa dubitare di tutto e tutti.
Questa è soltanto la vostra paura. Una cosa che vi spaventa ancora di più è la solitudine. Per questo talvolta vi circondate di persone di cui non vi interessa sinceramente nulla. Oggi ne avrete la prova e da qui dovreste iniziare a pensare seriamente. Luna spendacciona in seconda casa, ma anche mangiona. Basta guardare il vostro carrello della spesa per chiedersi se abbiate una famiglia normale da sfamare o piuttosto un esercito. Nervosi a casa, tesissimi coi condomini, anche in quartiere si respira un'aria strana, effetto di Marte in quadratura che rende tutti isterici e bizzarri. I problemi vengono alla luce solo ora, ma in realtà si tratta di questioni annose, proprio quello che sta accadendo anche nel macrocosmo rispetto all'inquinamento, la siccità, lo scioglimento dei ghiacciai. Le avvisaglie ci sono da 40 anni, ma tutti, presi dal consumismo e dal piacere, hanno alzato e ora piangono lacrime di coccodrillo. Amore ed Eros. Famiglia battagliera, tutti contro di voi poveri pesciolini, che a questo punto non potete fare altro se non dare un colpo di coda e ritrarvi negli abissi del vostro oceano a meditare. Cari pesci, dovete superare un disagio non di poco conto. In amore, insomma, avete davvero bisogno di dare una svolta e non prendete vela se qualcosa non va come vorreste. Possono esserci ottime opportunità per fare bene. Insomma, rimboccatevi le maniche. La giornata è una bellezza, con la luna pronta a supportarvi. La ragione vi sostiene nelle scelte, mentre dolci emozioni confortano il cuore. Vi imporrete all'attenzione di chi conta. Continuate ad essere abbastanza irresistibili. Chi è in cerca dell'anima gemella può contare su una felice capacità di conquista, Giove, Plutone e Urano, trovandosi in segni amici e buoni vicini, come l'Ariete, il Capricorno, l'Acquario, il Toro, aggiungono alla possibilità di piacere intellettualmente anche la carica di sex appeal. Lavoro e denaro. Quanto vi pesa il martedì, dopo un weekend tutto natura, anche se il meteo non è più così estivo, di rientrare nelle scarpe da città o nel ruolo che vi compete vi dà una strizzata allo stomaco, mandandovi la colazione di traverso. Su col morale, le cose pesano proprio quando si fanno malvolentieri. Provate a vederle da un'altra prospettiva, cercando almeno un dato positivo in ciò che vi tocca e vedrete che differenza. Investimenti coraggiosi danno buoni frutti, ma se non avete le mani in pasta in fatto di finanze lasciate fare al vostro consulente. Date una sferzata energica al vostro lavoro. Non trascinate per le lunghe certi affari, poiché le persone che vi dovranno appoggiare potrebbero improvvisamente cambiare idea. Siete pronti per scalare le vette? I pianeti vi danno l'opportunità di agire e muovere le giuste pedine per ottenere ciò che meritate. Se siete liberi professionisti, il volume d'affari ha un bell'incremento. Benessere. Mal di piedi si è detto, ma anche bruciorino di stomaco. E l'energia? Praticamente sotto i tacchi, tiratevi su con un frullato di frutta supervitaminico e d'ora in poi smettete di digiunare per mantenere la linea o di abbuffarvi di cibo spazzatura che riempie e appesantisce lo stomaco senza apportare il giusto nutrimento. Alcuni consigli per la tua dieta: evita la caffeina. È una droga molto diffusa nella nostra società, ma potrebbe non essere adatta a te. Inizia ad aprire la tua mente e la tua tavolozza a sostanze alternative. Le più comuni sono le infusioni di erbe, in particolare il tè verde. Per lei, mal di stomaco, eppure non avete né l'ulcera né la gastrite, semplice nervosismo. Ma divorare un pacchetto di biscotti non è la soluzione. Per lui, investimenti coraggiosi danno buoni frutti, ma se non avete le mani in pasta in fatto di finanze lasciate fare al vostro consulente. Colore delle emozioni, grigio. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.